Prima di iniziare presento i relatori, Alberto Mosca, storico, giornalista, nonché membro del direttivo del Centro Studi della Val di Sole, e Renato Giacometti, archivista della Vigilante. Alberto Mosca ci racconterà di questa figura femminile, una delle poche nella nostra rassegna di 10 personaggi, e mentre Renato Giacomelli invece parlerà di come le istanze riformatrici di Lutero arrivarono lentamente in Trentino e anche in Val di Sole. Prima di lasciare la parola ai relatori, un doveroso ringraziamento al Comune di Caldes e naturalmente anche al Museo del Castello del Buonconsiglio che stasera ci ospita. Chiedo alla vice sindaca del Comune di Caldes, Maria Pia Manarotti, di fare un saluto. Grazie Lorena, grazie a tutti. Io ringrazio in particolar modo il Centro Studi perché in questi 10 incontri ben 2 si sono tenuti insomma nel nostro comune, come che le Comini settimana scorsa a San Giacomo, e oggi con questa, come hai detto tu Lorena, questa donna un po' misteriosa che scopriremo, se ce la faranno scoprire bene i nostri relatori. Bene, grazie a tutti e aperti a nuovi e importanti appuntamenti nel corso dell'estate. Grazie. Io ricordo che questo è il 6° appuntamento di una rassegna iniziata qualche settimana fa di 10 incontri che raccontano appunto personaggi illustri, li abbiamo definiti, della Val di Sole. La parola adesso ai relatori Alberto Mosca e a Renato Giacomelli. Buona serata. Grazie Lorena, grazie a tutti. Effettivamente sì, le donne sono poche in questa rassegna, ma perché la storia, il nostro malgrado, è abbastanza maschilista da questo punto di vista. Infatti l'altra donna è una donna del Novecento, in tempi diversi, in tempi decisamente più portati alla parità. Però questo non vuol dire che le donne anche nei secoli passati, nei secoli come nel corso del Cinquecento, talvolta non si facessero mutare e come riuscissero a conquistare posizioni di potere, a mantenerle con energia, a volte con capacità combattiva e anche a fare talvolta delle fini abbastanza tragiche o addirittura misteriose. È il caso della nostra Barbara Caldes, personaggio sconosciuto ai più, ovviamente, perché specialmente sotto il Brennero non ha avuto nessun tipo di storiografia che ne raccontasse un po' le avventure. Abbiamo un unico autore che è Karl Auserer, che nel 1900 dedica 2 righe a questo personaggio. Però nell'area tedesca del Tirolo e in Austria questa signora è decisamente più popolare e ha suscitato anche parecchio clamore, quindi noi vediamo che, e lo vedremo durante questa breve presentazione, a partire dal 600, quindi in anni piuttosto contemporanei alla sua vicenda, fino a tutto l'Ottocento, questa figura è studiata, è analizzata e mantiene il suo carattere di essere una figura controversa, una figura assolutamente poco decifrabile, che fece scalpore all'epoca. E ancora oggi, scavando tra le fonti storiche, non tutte le cose sono chiare e la speranza è che possano essere un po' di più andando avanti col tempo. Però prima di andare a parlare proprio della nostra Barbara, io volevo parlarvi anche un pochino di questa linea di Caldes. Noi siamo abituati, anche a livello storiografico, a far finire la storia di Caldes con la famosa donazione per la quale Praetere III nel 1464 concede in eredità i feudi caldesiani ai nipoti Thun, cioè ai figli della sorella. Disconosce la sua parentela maschile, quella rimasta, e fa iniziare un capitolo di storia nuovo, quello che viviamo a Castel Caldes, nel momento in cui i Thun diventano protagonisti.
Eppure c'è una linea caldesiana che sopravvive e che è quella che era nata a Terzolas intorno al 1300. Siamo ancora negli albori della vicenda di Caldes in Val di Sole e questa famiglia, nella sua ricerca di posizione di potere sempre maggiore, si dirama e un ramo finisce a Terzolas e qui occupa storicamente il palazzo delle Torri Franche. È una linea che ha parecchie vicissitudini, che continua la propria storia e che rappresenta l'unica viva manifestazione di questa famiglia nel momento in cui avviene questo passaggio epocale dei beni caldesiani alla famiglia Tulli. Tant'è vero che il nostro Giacomo, il primo che incontrate in questa piccola linea genealogica, è l'unico caldes maschio che in vita dopo i fatti del 1464. Da lui troviamo Marco, o Marchesio, il quale sposa una certa Fiorena Spaolo. E questo è un segnale importante, perché anche qui la storiografia ci spiega che la famiglia Caldes in questo momento vive una condizione di assoluta e progressiva decadenza. È vero, ci sono parecchie alienazioni di beni, di cessioni, di diritti, specialmente a favore della famiglia Thun. Ciò nonostante, i Caldes rimangono una famiglia ricca, possidente, piena di roba, tanto per dire, tale da poter aspirare anche a matrimoni decisamente interessanti. Quindi, ad esempio, a far sposare un Marco Caldes con un esponente della famiglia Spaolo. Ed è da questo matrimonio che nasce la nostra Barbara. La nostra Barbara nasce intorno al 1510 e di lei praticamente non sappiamo assolutamente niente fino a quando nel 1562 succede qualcosa. Questa immagine della stemma di Caldes forse incuriosisce qualcuno, perché penso che non l'avete proprio mai vista. E questa si trova a Castelmareccio, a Bolzano, che per un certo periodo fu della famiglia Römer, appunto, Zumarec, e che in un certo momento storico porta una ragazza Caldes a sposare appunto un Römer. Quindi vedete che ancora una volta ci sono nel corso del Cinquecento matrimoni interessanti. Spaolo, Marec, Rocca Bruna, Guarienti, le famiglie nobili del Cinquecento ancora riescono ad accogliere, in virtù evidentemente di un interesse ai matrimoni di amore, in quell'epoca si crede abbastanza poco, evidentemente un interesse che era patrimoniale, che era abbastanza, diciamo così, venale. Allora, 1562, la nostra Barbara viene eletta badessa di Sonnenburg in Valpusteria, un monastero benedettino antichissimo, fondato intorno al 1000, capace di, nel tempo, raccogliere una quantità di beni e di diritti enorme, quindi di essere in realtà un piccolo stato all'interno del Principato Vescovile di Bressanone. Un monastero dotato, ambito, che nel tempo genera delle figure assolutamente straordinarie, come nel corso del 400 quella di Fiorena von Stuben, un'altra Fiorena. È una badessa che è passata alla storia per essere stata quella che è capace di difendere i diritti sovrani del suo piccolo stato contro il principe vescovo, il grande Niccolò Cusano, alleandosi con il duca del Tirolo. Quindi addirittura una suora, che è una suora, non una suora, ma una al grado di vescovo, la badessa di Sonnenburg, al pari. Lo vedrete poi in un ritratto, vedrete che è il pastorale, quindi ha veramente un grado all'interno della gerarchia imperiale ecclesiastica notevole, tale da poter a un certo punto assoldare un esercito per andare a difendere i diritti del proprio monastero nei confronti delle pretese del Niccolò Cusano, vescovo di Bressanone, il quale non faceva altro che cercare di riorganizzare il suo stato nel momento in cui queste presenze di antica feudalità erano assolutamente, diciamo così, problematiche nel costruire un minimo di organizzazione statuale, diciamo così, moderna, anche se siamo appunto nel XV secolo. Quindi è di tradizione avere a Sonnenburg badesse energiche, forti, persone di grande caratura. E evidentemente anche in quel 1562 Barbara Caldes
rientra nel novero di questi personaggi. Qui intanto vediamo una bella immagine di Sonnenburg, che adesso, se ci andate, è un meraviglioso hotel, un ristorante con centri di wellness, restaurato magnificamente dalla famiglia Knutig, che ringrazio perché effettivamente mi ha agevolato il compito dandomi parecchio materiale e segnalandomi delle cose che sono presenti ancora all'interno del monastero. Eccola qua, questo è l'atto con cui nel 1562 mi ha evidenziato proprio il nome della nostra badessa, Barbara Caldese, viene eletta dalle nobili suore di questo monastero come nuova badessa. Siamo nel 1562, eppure già nel 1563 iniziano dei problemi. La storia parte da un congresso straordinario della nobiltà del luogo che denuncia fatti gravissimi che accadono all'interno del monastero, ovvero una libertà delle nobili che ci abitano di entrare e uscire, portare gente, portare uomini all'interno dell'abbazia. La stessa Barbara porta in vita suo cugino all'interno del monastero, e questo da scandalo, perché insomma sembra proprio che ci sia un giro di comportamenti poco vicini alla... Siamo in un momento però storico particolare, siamo nel pieno della Controriforma, quindi dare scandalo in questo momento in un luogo che è stato infettato, per dire le parole di allora, dalla palavra eresia luterana, è grave, perché dà motivo ancora di più a chi vede, a chi riscontra questi comportamenti, a magari abbandonare la letteratura e quindi dedicarsi a abbracciare una fede differente. Quindi è un momento politicamente molto complicato. Addirittura i nobili del luogo di Bressanone di Bolzano, che mandavano i loro figli a studiare in questo monastero, tutti i membri della nobiltà minacciano, e questa è una minaccia gravissima, di togliere tutti i figli dalla scuola. Come adesso magari c'è il professore che non piace e allora ritiriamo i figli dall'istituto. Questo naturalmente è un fatto inaccettabile e comincia una lunga serie di ispezioni, di processi veri e propri. Entra in scena questo personaggio che è Giovanni Tommaso Spaola. Noi lo vediamo in questo quadro che è presente in Castelvadere già come principe vescovo di Bressanone. In realtà lui in quell'epoca era coadiutore, era il rappresentante del cardinale Cristoforo Maduzzo all'interno del principato vescovile di Bressanone. E viene, guarda, nomina a sua volta un sovrintendente, che è il nobile Bernard König, il quale comincia a indagare effettivamente sui fatti che accadono all'interno dell'abbazia. La morale è che tutte queste accuse vengono dimostrate come vere, ma la badessa Caldese dice: ma perché ve la prendete? Abbiamo sempre fatto tutte così. Ci siano grandi novità nei comportamenti di quest'epoca. Quindi si comincia a cercare un accordo, a cercare un compromesso, fino a che in maniera assolutamente così, assolutamente improvvisa, la badessa sparisce, fugge, se ne va. E allora comincia la ridda l'ipotesi, eresia o pazzia. E questa è una fonte interessante perché è un contemporaneo, pressoché contemporaneo delle vicende di cui vi sto raccontando. È Max Ittich von Wolkenstein, un nobile sul tirolese che abita a Trostburg, un bel castello sopra Chiusa, che è stato anche a Castel Caldese, perché lui nel 1615 scrive un meraviglioso diario descrizione del Tirolo meridionale. Quindi va in giro per tutto il Tirolo, percorre le valli, i paesi, li descrive uno per uno, nota le colture, si segna diligentemente a chi appartengono, se sono di diritto vescovile o se invece appartengono al Conte del Tirolo, guarda un po' le cose che interessano a lui, ovviamente. Ma a un certo punto passa anche la Caldese e viene a trovare il suo amico Giovanni Arbogasto, quindi soggiorna in queste stanze, ha circolato da queste parti. E sì, perché quando, siccome ha ambizione di storiografo, non si limita a raccontare la storia dei paesi e le loro caratteristiche, ma quando incontra famiglie nobili di antico lignaggio, ne descrive un po' la storia. E a
anche lui comincia a raccontare brevemente questa storia della abbadessa di Sonnenburg che aveva una condotta assolutamente strana e non accettabile e che a un certo punto, caduta nel luteranesimo, fugge dal convento e porta con sé parecchie consorelle. Questo fatto in qualche modo genera un sconcerto effettivamente, anche perché lei lascia delle lettere dietro di sé. Dice: io torno se mi garantite un salario annuale, vado via dall'abbazia, mi dimetto senza che voi diciate niente, senza continuare i processi e le ispezioni, purché mi diate dei quattrini. Eresia o pazzia? Il contemporaneo dice eresia. Lei, luterana, si porta via le consorelle. Madruzzo in quel momento propende invece per lo squilibrio mentale, quindi un momento di assoluta diversità. La morale è che cominciamo adesso a seguire le peregrinazioni che adesso ho scritto, perché effettivamente sono talmente tante che diventava veramente un problema seguirle. Allora, lei all'inizio fugge e va a Salisburgo. Poi viene convinta e viene offerta ospitalità alle Clarisse di Bressanone. Poi però cambia e va a Milano. Da lì continua a tempestare il vescovo di richieste. Io mi tolgo dai piedi se voi mi garantite questo sussidio. A quel punto, e qui prevale l'ipotesi della pazzia, viene spedita nell'abbazia sempre benedettina di San Georg in Carinzia, che era un po' il luogo deputato a raccogliere le badesse malate di Sonnenburg. C'era proprio una specie di rapporto, uno spizio di Sonnenburg. Lì ci resta un po', poi la ritroviamo a Kulbach in Baviera, poi la ritroviamo un'altra volta in un ospedale a Bressanone. E qui chiede al vescovo di poter rimanere per andare a vivere con la sorella, che è sposata appunto a Bressanone. Questo poi è un indizio importante che ci permette forse di capire, ma lo racconto un'altra volta, di che paternità avesse rispetto ad altre nobili signore caldesi, di cui adesso non abbiamo proprio precisamente idea di dove metterle nella genealogia della famiglia. Quindi, viene accolta questa richiesta di stare a Bressanone dalla sorella, se non che a un certo punto sparisce nuovamente. Quindi la ritroviamo in giro, proprio le fonti dicono vagabonda, per i paesi della Valpusteria, fino a che di lei si perdono assolutamente tutte le tracce. Di lei non sappiamo più niente. Questo, siamo partiti nel 1562, nel 63 inizia questo processo, questa ispezione continua all'abbazia. Le sue dimissioni sono effettivamente nel 65, quindi 3 anni dopo l'inizio dei fatti. Poi però lei continua a vagabondare, a girare fino al 67, in realtà la ritroviamo fino al 70, quindi capite che ci sono dei tempi assolutamente lunghi che però non ci danno nessuna traccia di lei. E allora resta da capire un po' il destino che ha avuto questa donna. Interessante vedere come i contemporanei parlino chiaramente di eresia, quindi i comportamenti, la richiesta di denaro, l'aver portato con sé delle consorelle per fuggire, andare via, insomma è un quadro assolutamente confuso, anche quello dello squilibrio mentale ci sta, però forse qua ce ne parla anche Renato, forse qualche volta bisognava anche truccare un po' le carte e nascondere un po' le cose nella realtà e quindi riuscire a raccontare una storia diversa. Quindi, ecco, questa è la Barbara. Però è interessante vedere come queste storie di questa nobiltà, nella nobiltà appunto, coinvolgano parecchie famiglie nobili all'interno del Principato Vescovile di Trento, all'interno di quello di Bressanone. Quindi come l'eresia luterana, lo vedremo poi con Renato, arrivi magari più tardi rispetto alla sua nascita nel territorio tirolese, ma abbia una capacità di penetrazione che è viva ancora negli anni 60-70 del 500. E allora, adesso vedete Cristoforo Madruzzo. Lui ad esempio si ritrova
trova a dover individuare una soluzione per un altro problema. C'è un membro di Casa Spallo che ha sposato una Elisabeth Funek, che è nata in Carniola, cioè in una zona della Slovenia, dove era accettata normalmente dell'esilio autrapista. Allora, questa è una roba che viene ancora dagli Anus, quindi dalle eresie boeme del 400, quando appunto i più estremisti si definivano i taburiti, ad esempio, invece i più moderati erano i caricisti. Cosa dicevano in sostanza questi? Che il fedele che si apposta alla comunione ha diritto non solamente di prendere il pane dell'Eucaristia, ma anche il vino, quindi poter accedere anche al calice, che era un'esclusiva del celebrante. Allora, siamo in ambienti alti, in ambienti delicati. Allora, a Madruzzo inizia, e c'è una corrispondenza che è meravigliosa, che copre circa 5 anni, dal 65 al 70, in cui comincia questa opera di convincimento verso questa nobildonna, la quale non ha intenzione, e lo dice espressamente, non ha voglia di andare contro la Chiesa. Lei non sente questo astio verso la Chiesa Cattolica, però fa quello che ha sempre fatto. E infatti parla di un'abitudine. Allora Madruzzo dice, guarda, sì, va bene, però, per piacere, non facciamo troppa propaganda, però col tempo cerca di, al marito, lo Spavo. Spavo che hanno un vescovo a Bressanone, che prima era coadiutore, che hanno praticamente feudi in Val di Non, che sono di grandissima importanza e che sono strategici, perché tra l'altro sono di diritto tirolese, quindi sono pezzi di Tirolo all'interno del Principato Vescovile. Col tempo chiede allo Spavo di convincere questa moglie a tavola, insomma, con questa usanza che insomma, creava problemi unicamente. E poi, ancora, sempre in casa Spavo, e questo comincia a far pensare, perché evidentemente c'era una sensibilità particolare all'interno della famiglia verso queste eresie, ma soprattutto ci spiega anche il perché di questa attenzione così particolare anche del coadiutore di Bressanone nei confronti della nostra Barbara Calvese. Evidentemente gli Spaola vivono questa cosa in maniera problematica, perché sanno che all'interno della loro famiglia ci sono parecchie pecore nere, potremmo dire, anche che in qualche modo minano la credibilità all'interno della comunità cattolica rispetto alla loro famiglia. E questo è un caso veramente eclatante. Questo è quello di Debrando Spavola. Lui nel 1571 si dichiara luterano apertamente, quindi fa una professione di fede pubblica, subito scatta l'allarme e quindi viene invitato, costretto in realtà, ad andare a Innsbruck a sentire le lezioni di educazione che gli faranno i gesuiti di Innsbruck. Se ne sta lì un po' di tempo e ascolta, prende appunti probabilmente e poi dice no, non mi avete convinto, io resto nella mia e quindi niente, non siamo d'accordo. Arriva un'ulteriore proposta, quella di poter andarsene liberamente da Luterano, purché potendo tenere il feudo, che è quello di Flavon, è un feudo importante, è un feudo antichissimo, il feudo di Flavon, però con l'intenzione di educare i figli alla religione cattolica. Quindi tu vabbè, sei perso, ma almeno i figli che restino cattolici. Lui alla fine rifiuta anche questa opzione e non esita a quel punto a vendere la sua parte di giurisdizione feudale, quindi 11.000 fiorini di roba, che lui praticamente prende dai parenti, furbo del rando, compra dai parenti tutte le parti che erano sparse all'interno del suo ramo della famiglia, quindi compra tutto e poi vende l'intera parte della sua giurisdizione di Flavon a un cugino che viene da Castelspor, Spor minore, Castello di Sant'Anna. Così salva i beni alludiali di famiglia, li salva dandoli a quest'altra figura all'interno della famiglia, ma distinta dalla sua linea dinastica. E questo avviene nel 1583, quindi vedete che questo passaggio è durato ben 12 anni, si arriva alla fine a questa risoluzione e questo è l'atto che ho trovato per la prima volta è saltato fuori dall'archivio dei Conti Spavola di Flavon, che è depositato all'archivio provinciale, e che è appunto la copertina del contratto di vendita. Lui si fa dare gli 11.300 fiorini dal cugino Leone, che abita a Castello di Spor,
prende i soldi e sparisce dalla storia. Lui e tutta la famiglia, di loro non si sa più niente. Quindi vive la sua fede liberamente, però al prezzo di scomparire dalle carte, dagli atti, da qualsiasi tipo di documento che potesse parlare di lui e della sua successione. È interessante vedere come, in questo caso nella zona di Flavona, non fosse l'unico ad avere legami con il luteranesimo. La dimostrazione è negli atti visitali del 1579, in cui si parla del vicario Gaspare Job, vicario degli Spaul a Cunego, quindi rappresentante della famiglia nobile nel paese, che ha detto appunto sospetto di eresia, che lo sanno praticamente tutti, dicono, però non c'è una prova certa e quindi insomma bisogna andarci piano. Quindi ecco, gli Spaul sono un elemento debole all'interno del monolite cattolico nel Trentino e nella zona di Bressanone. Chiudo con questa immagine di Caterina Thun, perché c'è una Castetta Ardesi, perché è un bel quadro, effettivamente, contemporaneo del 1573, ma perché Caterina Thun entra nell'abbazia di Sonderburg come novizia, come nobile novizia, quando c'era Barbara Caldes come badessa. E le due non si piacciono per niente. Tant'è vero che quando arrivano le prime ispezioni, Barbara Caldes manifesta la sua irritazione per il fatto che le sue consuete non hanno difesa abbastanza rispetto alle accuse che le venivano mosse. E incolpa la Caterina Thun di essere un po' il capo della fronda, perché lei non è di quelle che approvano i vecchi sistemi, si è sempre fatto così, è una di quelle che la controriforma ci crede e quindi vuole veramente mettere le cose a posto. Il risultato qual è? Che quando la Caldes fugge, per 3 anni viene nominata una badessa che è più o meno di passaggio, la Fintler von Fintlerin, che tra l'altro prosegue nella malcostumanza di quella che aveva preceduto, quindi insomma non cambia niente alla fine dei conti. Però preparata lei non per Caterina Thun, che nel 1568 diventa lei badessa di Sonderburg e dà in prime una svolta totale all'andamento delle cose, tant'è vero che è ricordata ancora oggi come una delle più grandi principesse di questa abbazia ancora oggi. Allora, era bello chiudere con il suo ritratto, lo vedete, con l'abito nero, il pastorale, insomma in una bella rappresentazione, e quindi eccola qua. Chiudiamo con questa immagine in negativo. È un personaggio controverso, un personaggio che vale la pena studiare ancora un po', perché potrebbe, grazie alle fonti, dire ancora qualcosa di più e che insomma, spero vi abbia interessato. Grazie. Buonasera, allora, l'obiettivo del mio intervento più vicino. Okay. L'obiettivo del mio intervento è quello di fare un po' da contesto a quanto ci ha illustrato Alberto. No? La storia di Barbara di Caldes è una storia molto interessante, come ha detto più volte Alberto, una storia controversa, una storia difficile perché le storie degli eretici luterani e degli eretici luterani presenti nel territorio del Principato Vescovile sono storie difficili. E queste storie difficili perché sono persone appunto che non volevano farsi scoprire, sono persone che cercano in tutti i modi di nascondersi, appunto perché non vogliono essere scoperte. E quindi la storia dell'eresia nel nostro territorio è una storia ancora molto complicata e tutta da scoprire. Abbiamo pochi casi isolati, e attraverso questi casi isolati possiamo cercare di capire che cosa succedesse 500 anni fa. Però la storia deve ancora essere scritta, e grazie a queste ricerche su personaggi minori che in qualche modo possiamo comporre i tasselli della grande storia. Una storia che fino adesso è stata scritta dai vinti, no? In questo caso nel nostro territorio i vinti erano naturalmente la Chiesa Cattolica, che ha cercato, e ci è riuscita anche durante il corso del Cinquecento, a far scomparire le tracce di luteranesimo.
è riuscita a farlo in modo anche abbastanza strano per quanto riguarda invece se confrontiamo la storia dello scrittorio con la storia generale europea, perché mentre nelle altre parti della penisola possiamo ricostruire la storia dell'esempio terrano attraverso le carte dei processi, i processi più interessanti, più importanti, basta ricordare i processi di Giorgio Bruno, di Tommaso Campanella, nel nostro territorio questi processi non ci sono, e non ci sono per un motivo ben molto, molto significativo. Nel nostro territorio manca il Tribunale dell'Inquisizione, quindi mancando un tribunale che raccoglie e che processa e che anche incarcera e cerca di giustiziare gli eretici, mancano le carte che ci testimoniano la presenza di questi eretici. Ora, inizialmente si pensava che la mancanza del tribunale e la mancanza dei processi corrispondesse alla mancanza di eretici, ma non è così. Il tribunale mancava per una ragione ben specifica. Il nostro era un principato vescovile, potere religioso e potere politico che venivano gestite e amministrate dalla stessa persona, e questo produce un conflitto nei confronti del papato e nei confronti dell'impero. Il tribunale dell'Inquisizione è un'ingerenza del potere religioso all'interno di un territorio che normalmente viene gestito da un principe o da un conte o da un re, e però il principe, il potere politico deve, no, cedere questo spazio, perché i tribunali si occupano di questioni religiose. Nel nostro territorio invece il potere politico, che è anche un potere religioso, non vuole cedere parte del suo potere, che è appunto il potere religioso, no? Per far instaurare un tribunale dell'Inquisizione che gli rubi il potere religioso e poi lo costringe, in quanto potere politico, ad agire come braccio armato delle istanze religiose. Quindi questo conflitto impedisce, o meglio, suggerisce ai principi vescovi di Trento di far da soli, di arrangiarsi. Viene istituito un tribunale, ma un tribunale che viene gestito dal principe vescovo e al quale che il principe vescovo dà di solito al suo vicario, il vicario spirituale, così viene chiamato. E questo tribunale qualche piccolo processo lo fa, ne è rimasto soltanto uno e lo vedremo più, lo vedremo in seguito. Mancano quindi i processi e le persone che in queste eretiche si nascondono. Come facciamo allora a ricostruire la storia dell'eresia? Si va per indizi, per piccoli indizi, per qualche cenno, per qualche citazione, insomma si fa la ricerca di piccole tracce come ha fatto Alberto, e da queste piccole tracce purtroppo non si riesce a ricostruire la storia, ma riusciamo quantomeno ad avere un'idea di quello che è stato. E l'obiettivo appunto di questo intervento è provare a dare un'idea di quello che avviene nel Principato Vescovile di Trento nella seconda metà del Cinquecento. E i documenti che usiamo sono quelli che sono stati conservati e che possediamo adesso, quindi il carteggio vescovile. Il vescovo, il principe vescovo, scrive e nelle sue carte parla agli eretici, cerca di parlare il meno possibile, perché parlare intanto vuol dire che il proprio territorio è contagiato, infestato dagli eretici, e questo lo metterebbe in cattiva luce di fronte al papato, quindi cerca di parlarne il meno possibile. Abbiamo poi qualche documento personale di questi presunti eretici, e questi sono pochi, ma molto interessanti. E poi un'altra fonte molto interessante, quella già accettata da Alberto, sono le visite pastorali, le relazioni delle visite pastorali, ovvero la relazione che il vescovo fa nella visita come capo della diocesi sul proprio territorio. E in questa visita il vescovo si preoccupa sempre di sapere, innanzitutto, se i luoghi dedicati al culto sono adatti alla liturgia, ma anche se l'educazione dei sacerdoti è sufficiente e se la comunità è ben istruita, oppure se all'interno della comunità ci sono persone che manifestano delle idee strane, pericolose o difformi dall'ortodossia. Queste viste pastorali sono la prima fonte che ci restituiscono qualcosa riguardo alla diffusione dell'eresia luterana. È una fonte un po' tarda rispetto alla riforma. Sappiamo che Lutero affigge le proprie tesi nel 1517, l'anniversario è stato ricordato l'anno scorso, e i primi casi di luteranesimo nel nostro territorio li abbiamo soltanto, grazie alla prima vista pastorale, al 1538, è la prima vista di Bernardo Fresio. Avanti. E in questa prima vista che il principe vescovo Bernardo Fresio fa sul proprio territorio ci restituisce qualche piccolo
qualche piccolo cenno sulla presenza dell'eresia. Verrebbe da pensare che siamo in un territorio di confine, l'eresia luterana si riparta qui nel Principato in modo abbastanza veloce, e una maggior parte della diocesi, non la maggior parte, ma un terzo della diocesi era poi popolazione di lingua tedesca, parlava quindi della lingua di Lutero, che è una terra di confine e una terra di passaggio. Però questo è un'idea che non corrisponde al vero. In questa vista pastorale vengono citati sì gli eretici, ma ne citano soltanto tre casi di eresia, tre casi su una popolazione che a quel tempo contava circa 200.000 persone, una popolazione esagerata, ma comunque il numero 3 è davvero, davvero piccolo. Due di questi sono in terra tedesca, sono due nobili, un nobile e un giudice, posseggono libri proibiti, e questo è significativo perché l'eresia luterana passa sempre attraverso i libri. Verso i libri e verso le persone che commercializzano con i libri. Quindi avere libri proibiti è naturalmente un indizio molto molto significativo. La terza persona invece la trovano in Val di Gresta, a Pannone. Si chiama Francesco, è un maestro. E qui c'è una pagina della vista pastorale dell'Efesio con una cancelleresca molto pulita e molto bella, che racconta appunto le vicende di questo Francesco. Francesco, come già la moglie dello Spaur, credeva che le persone dovessero comunicarsi, quindi avvicinarsi all'Eucaristia, sia sotto forma del pane che sotto la forma del vino. Questa idea naturalmente dai visitatori del principe vescovo viene considerata eretica e chiedono la ritrattazione immediata di questa idea. Francesco però sembra molto convinto della sua affermazione, perché dice, così dice il Vangelo, no? E cita appunto la scrittura. Ma gli basta una notte in carcere, no? Per cambiare idea, e il giorno dopo, no? Davanti ai visitatori, umilmente in ginocchio, ritratta e dà via a qualsiasi affermazione eterodossa. Quindi l'eresia c'è, ma non è un'eresia profonda o molto forte, un'eresia che sembra non avere grandi radici. E appunto Bernardo Clesio sembra essere abbastanza soddisfatto di questa situazione. E non abbiamo altri casi. Si sa che ci sono alcuni casi di eresia nella città di Trento, ma questi avvengono più tardi, perché il vero gruppo di eretici luterani emerge intorno agli anni 40. Nella città di Trento. Città di Trento che si prepara ad accogliere il concilio, è una città frequentata da molti mercanti, da molti tedeschi, e proprio nel quartiere tedesco, il quartiere di San Pietro, lì cominciano a circolare persone che hanno idee particolari. Il primo che vediamo è Giovanni Antonio Ciurletti. Lui è un commerciante, lo ricordiamo perché ha commissionato la cantoria di Santa Maria Maggiore, è uno splendido oggetto, e questo nel 1535, quindi sembra una persona molto devota. A distanza di 5 anni però Giovanni Antonio Ciurletti comincia a essere indagato e ricercato come eretico luterano. Su questo devo fare una precisazione. Luterano cosa significa? Ed eretico pure cosa significa? Questa è una cosa molto interessante per lo storico che si avvicina alla storia della riforma nell'Italia e nel Principato Vescovile. Per i visitatori, per il principe vescovo e i suoi collaboratori, eresia è uguale a luteranesimo, e luteranesimo significa qualsiasi cosa che sta al di fuori dalla dottrina cattolica. Noi sappiamo bene che però il mondo della riforma è un mondo molto più variegato, più difficile da comprendere, frammentato. Oltre a Lutero abbiamo, oltre al luteranesimo, abbiamo il calvinismo e anche altre forme di evangelismo e di correnti riformatrici. E queste correnti riformatrici arrivano tutte nel Principato Vescovile di Trento, ma dai visitatori e dai inquisitori vengono accomunate sotto l'aggettivo luterano o luteranesimo. E quindi non possiamo sapere se queste persone che vengono ricercate per essere eretici fossero in realtà calvinisti o anabattisti o zwinghiani, oppure fossero effettivamente luterani. Sono persone che vengono considerate eretiche e in quanto tali vengono ricercate. Giovanni Antonio
proveniva appunto dalla Val di Sole, i suoi genitori erano di Limaro, probabilmente si spostano nel Stato di Trento in cerca di fortuna, infatti fanno fortuna come commercianti. E dalla metà degli anni 40 viene processato, non abbiamo il processo, abbiamo però la citazione del processo, e in questo processo viene ricercato e viene accusato di diffondere idee eterodosse. Cosa succede a Giovanni Antonio Giolitti? Anche lui, come Francesco di prima, dopo un piccolo processo abbiura e può tranquillamente proseguire il proprio lavoro di commerciante nella città di Trento. Però Giovanni Antonio, a differenza di Francesco, è recidivo, no? E continua, nonostante abbia dovuto abbiurare e sia stato graziato dal principe vescovo, continua a diffondere, a discutere idee che non erano ortodosse. E quindi viene istituito un altro processo nei suoi confronti. Questa volta però Giovanni Antonio non rischia e decide di prendere la via dell'esilio prima che il processo abbia inizio, e poi viene condannato però in contumacia, no? Quando ormai è già in Valtellina. Sempre dalla Val di Sole conosciamo un altro eretico famoso, no? Un altro luterano di fama questa volta europea. Jacopo Concio nasce ad Ossana e si trasferisce, lui come Giovanni Antonio Giolitti, a Trento in cerca di fortuna. Non è un commerciante, è un notaio, e con la famiglia si trasferisce a Trento, e a Trento riesce a crearsi un bel giro. Sono gli anni del concilio questi, il concilio inizia nel 45, nel dicembre del 45, e sia Giolitti che a Concio diffondono, o meglio, apprendono queste idee durante il concilio. La cosa sembra un po' strana, perché nell'immaginario comune si pensa che il concilio di Trento, nella città di Trento, abbia avuto come effetto quello di rinvigorire l'ortodossia, no? Di affermare nuovamente quali erano i dogmi che dovevano essere creduti e bandire totalmente invece l'eresia. E invece il concilio di Trento, e questi personaggi ce lo dimostrano, ha l'effetto esattamente opposto. Il concilio di Trento nella città di Trento non fa altro che aumentare la curiosità. E la città di Trento viene totalmente invasa da teologi, vescovi e cardinali. E il primo effetto che ha questa invasione sulla popolazione è quello di destare la curiosità. Destare la curiosità su che cosa stanno facendo, ma di che cosa parlano, perché discutono. E questi cardinali e questi vescovi, quando vengono a discutere, discutono con i libri, con i testi, hanno bisogno delle fonti per poi stabilire un dibattito e poi definire l'ortodossia. E questi libri non rimangono nelle case dei cardinali, ma i libri poi passano in mano ai servitori, i servitori escono di casa, li prestano ad altri, e attraverso appunto questo giro l'eresia luterana si diffonde anche nella città. E Jacopo Concio entra appunto in contatto con l'eresia in questi anni. E Jacopo Concio poi è un personaggio molto interessante, perché non solo è un notaio importante per la città, ma viene chiamato addirittura dal principe vescovo Cristoforo Madruzzo a fare da segretario. Quando il principe vescovo Cristoforo Madruzzo viene chiamato a essere governatore di Milano nel 1553, porta o chiama appositamente Jacopo Concio nella figura di segretario, e questo apre un grande tema, il tema della religiosità e ortodossia del principe vescovo Cristoforo Madruzzo, che già prima Alberto aveva in qualche modo messo in discussione. Non è un principe che interviene in modo molto rigido, non è molto puntuale, ma è una persona invece che ha all'interno della sua corte personaggi che sono scomodi. Jacopo Concio è un esempio, ma se andiamo indietro nel tempo, qualche anno prima, troviamo nella città di Trento tanti personaggi scomodi, non trentini, ma personaggi che vengono da altre parti della penisola e si rifugiano a Trento. E lo storico, quando incontra questi personaggi che vengono da Mantova, da Ferrara, e sono notoriamente considerati come eretici, si chiede cosa vengono a fare a Trento. E gli storici a questa domanda hanno dato la risposta: che forse il principe vescovo è in qualche modo conciliante con queste idee. E se andiamo a vedere effettivamente gli interventi di Cristoforo Madruzzo all'interno delle sessioni conciliari, scopriamo che le sue posizioni sono molto vicine
all'ala degli spirituali, dei vescovi più vicini alla riforma, che non ai vescovi più intransigenti, quelli che poi hanno vinto all'interno del concilio. E quindi questo Formo Druzzo ci apre un altro capitolo, quello della possibilità che un principe vescovo aprisse le porte del suo territorio e accogliesse personaggi che fossero scomodi da altre parti d'Italia. E come però si difendeva di fronte al papato? Si è sempre difeso dicendo che lui non conosceva la storia pregressa di questi personaggi, e nel momento in cui ravvisavano che questa persona era notoriamente considerata eretico, ha sempre allontanato queste persone. E così fa anche con Aconcio. Nel 1557, nel momento in cui il Papa lo rimprovera per la sua vicinanza a questi ambienti, Aconcio deve andarsene, scappa in Svizzera e poi in Inghilterra. Passiamo quindi a Leonardo Colombino, anche lui notaio, questo invece non è un solandro, è della Val di Sole, nasce a Terlago, però è amico di Aconcio, notaio anche lui, studiano probabilmente insieme, e lui è interessante perché è l'unica persona di cui c'è rimasto il processo. E da questo processo possiamo capire, o quantomeno immaginare, come avvenivano i processi durante questo periodo, e questa è la cosa per lo storico è interessante capire come venivano proprio strutturati, quali erano le accuse e le difese che queste persone utilizzavano. E ci aiuta anche a capire come mai Barbara potesse essere accusata di eresia oppure considerata pazza, perché questa era la strategia che utilizzavano queste persone che erano sospettate di eresia. Loro leggevano, erano molto informate, cercavano di leggere il più possibile e di confrontarsi. E di fronte alle domande esplicite che gli rivolgevano i giudici, all'inizio spesso sono anche orgogliosi della loro conoscenza e del loro sapere, e rispondono puntualmente: no, io non credo nell'Eucaristia, citano la Bibbia, citano Calvino, citano Lutero. Poi però cominciano a percepire il pericolo nel quale stanno incorrendo, e allora subito fanno un passo indietro e dicono: ma a dire il vero io non intendevo questo, a dire il vero io non me ne intendo di teologia, l'ho sentito dire, e provano anche a fare la figura delle persone che, dico che sì, non proprio delle persone pazze, ma delle persone ignoranti, quelle sì, no? C'è sempre un voltafaccia durante questi processi. E Colombino fa la stessa cosa, viene processato due volte, anche lui, come Giovanni Antonio, processato la prima volta a Biura, chiede scusa pubblicamente, però poi la fede e la religione riformata in lui è talmente predicata che non può fare a meno di continuare ad approfondire e a discutere, e viene quindi riprocessato nel 1579. Lui viene quasi torturato, non arrivano a infliggergli la pena della tortura, però manca poco nei verbali del processo, che lo minacciano più volte di essere torturato, e a quel punto cede a Biura nuovamente, chiede pubblicamente scusa, e grazie a questo riescono o finalmente andarsene. E questi processi ci fanno capire però un'altra cosa, ci fanno capire che la giustizia del Principato Vescovile ha un obiettivo che non è quello di fare grande scalpore, grande clamore, ma è quello di cercare di nascondere un po' l'eresia, cercare di risolvere la questione in modo pacifico. E questo ritorna o conferma la politica di Cristoforo Madruzzo, quella di essere vicino, in qualche modo, di favorire gli ambienti eticali e poi di voler insabbiare tutte le volte che queste punte dell'iceberg emergono, no? Cercare in qualche modo di mettere a tacere le voci, non cerca lo scalpore, non cerca processi sommari, non fa esecuzioni in piazza, ma cerca sempre il compromesso. Del resto Cristoforo Madruzzo era un uomo del compromesso, e anche all'interno del concilio lui effettivamente credeva, come Fernando Clesio, la possibilità di una conciliazione tra le parti, quindi rispecchia pieno quello che era il suo carattere e la sua mentalità. Dopo però Cristoforo Madruzzo gli succede il nipote Ludovico Madruzzo, che ricordiamo per essere un personaggio di tutt'altro carattere. Ludovico Madruzzo è anche lui cardinale, viene nominato giudice del Tribunale dell'Inquisizione,
spesso a Roma, partecipa al Tribunale dell'Inquisizione e la sentenza di condanna di Giovanni Bruno nel febbraio del 1600 viene appunto firmata a casa di Ludovico Madruzzo, quindi è uno dei, di quelli che condannano a Rogo il filosofo romano Giordano Bruno. E questo spirito più deciso e più severo si rispecchia anche nel governo della diocesi di Trento. E infatti nella sua vista pastorale troviamo un numero più consistente di eretici. E ci chiediamo, gli eretici sono sicuramente aumentati nel tempo, ma forse anche l'azione di vigilanza questa volta è più severa e più puntuale. Dei tre casi del 1539, nel 1579, quindi a distanza di 40 anni, noi troviamo una quarantina, sono 45. La maggior parte nelle parti delle terre dove si parla tedesco, ma troviamo anche diversi casi a Trento, ce ne sono 8, in Vallagherina 5, in Val di Mare di Sole ce ne sono ben 7. E una a Provon, come citava Alberto, poi ne abbiamo due a Malè e 4 a Castelfondo. Di queste persone purtroppo negli atti visitali non rimane molto, perché le visite pastorali sono molto sbrigative, vengono citate le persone e viene detto se quale tipo di idee hanno, ma spesso sono condannati, cioè, sono sospettati di essere eretici perché non frequentano la messa, e questo è il primo indizio. Il secondo indizio è hanno libri proibiti. Il terzo indizio, discutono molto di religione, cosa che era assolutamente vietata. E purtroppo, dicevo, per questi casi che vengono scoperti in Val di Sole o in Val di Nonna, gli atti visitali sono, non sono generosi, ma lo sono con un altro caso molto interessante, che è quello che vorrei riportarvi. Un certo Antonio Gerardi di Castello di Fiemme, quindi da tutta l'altra parte. Però il personaggio è molto scomodo e allora la questione viene approfondita. Aggiungo una cosa, in questi atti visitali erano citati anche il Leonardo Colombino di prima, e appunto da questa prima visita pastorale che riprende il processo. E invece Antonio Gerardi non subirà un processo, al contrario di Leonardo Colombino, però negli atti visitali la sua posizione viene approfondita un po' di più. È interessante vedere, visto che c'è la possibilità, di che cosa viene accusato. E non so se si legge bene, forse è un po' piccolo. Però tiene e disputa volentieri della fede, e lo fa soprattutto quando è in compagnia, no? Come vi dicevo, discute della fede, discute con gli altri, cosa molto grave. E poi nega il purgatorio, e questo è un indice molto molto evidente nella vicinanza di Lutero, che ha appunto iniziato la sua riforma partendo proprio dalla critica delle indulgenze. Il secondo pezzo dell'interrogatorio invece è curioso e sembra ribaltare la situazione, perché si afferma che va a confessarsi e si comunica durante la messa, e questo contraddice la sua posizione eretico. Però effettivamente gli eretici sono così, nel senso fanno una cosa e poi fanno il loro contrario, e potremmo chiederci, lo fanno per nascondersi, per non essere scoperti, o per quale motivo? Beh, difficile pensare che lo facciano per nascondersi, perché discute in compagnia e quindi non nasconde le sue idee. E allora perché lo fa? Antonio Gerardi secondo me è un caso molto esemplare di quello che probabilmente succedeva nella maggior parte dei casi, e è molto diverso da un Leonardo Colombino, un Jacopo Concio, che sono persone colte. Antonio Gerardi è il caso di una persona semplice, di un contadino o al massimo un piccolo commerciante, e discute in compagnia perché ha voglia di conoscere e voglia di approfondire. Ha sicuramente delle idee che non sono ortodosse e che ha preso probabilmente un po' da Lutero, ma un po' anche da Calvino o da altri riformatori, ma allo stesso tempo continua a praticare quelle che sono le usanze della fede cattolica. Perché lo fa? Naturalmente, vi dicevo, la storia dell'eresia protestante nel nostro principato non è scritta, possiamo dare delle ipotesi. E l'ipotesi che mi piace di più in questo caso è pensare che Antonio Gerardi è una persona che sta facendo un percorso e quindi non ha ancora deciso che cosa essere, non sa neanche lui se è un eretico o non è un eretico, ma è una persona che ha scoperto che esiste un altro modo
di pensare, un altro modo di vedere le questioni religiose, e cerca in tutti i modi di farsi un'idea propria, insomma, all'inizio di quello che chiameremo oggi la libertà di coscienza religiosa, e che a questo tempo non piaceva molto, ma non piaceva al papato e non piaceva neanche a Lutero, che subito cerca di mettere in riga tutti i suoi riformatori che prendono altre strade. Quindi gli eretici italiani sono famosi appunto per questo, sono eretici che difficilmente riescono ad essere inquadrati in qualche categoria, sono eretici che non stanno né con Calvino né con Lutero. Ne fa un'esperienza diretta di Jacopo Aconcio, che vi dicevo prima, che dopo essere stato al servizio del principe vescovo Santo Madruzzo va in Svizzera e poi in Inghilterra. Una volta arrivato in Inghilterra, religiosa, perché dice finalmente Elisabetta, anglicana ma molto aperta anche alle altre correnti religiose, una volta arrivato lì viene ricercato e condannato dagli altri protestanti, si chiede ma come, sono scappato dall'Italia perché mi perseguitavano, e ho fatto un giro molto lungo, pensate poi per il tempo attraversare tutta l'Europa in cerca di libertà religiosa, vengo qui e vengo adesso perseguitato dagli stessi per i quali ho lasciato la mia patria. Ed effettivamente è così, per noi, per gli italiani, le differenze non erano così importanti, ma per i protestanti certe piccole differenze erano fondamentali. E allora lì, in questa nuova terra, decide Jacopo Aconcio Solandro di scrivere un trattato sulla tolleranza religiosa, no, per un superamento di tutte le piccole questioni dottrinali che dividevano le diverse correnti. Antonio Gerardi è un esempio di quello che invece succede a livello più basso, ma le persone che cercano in tutti i modi di farsi un'idea propria, personale, sulla fede e sulla religione. E forse uno degli ultimi casi del Principato Vescovile, perché Ludovico Vaduzzo, dopo questa visita pastorale, a distanza di qualche decennio, scrive in modo molto orgoglioso al papato che nel suo Principato Vescovile non c'è traccia di eresia, e lo ripete anche più volte. Molto probabilmente qualcuno si sarà ancora trovato all'interno del Principato, ma è verosimile pensare che la sua azione di repressione abbia anche sortito degli effetti positivi, e quindi per tutto il 600 e poi il 700 purtroppo, dico io, mancano casi di pensatori liberi che sono disposti anche ad affrontare i pericoli a costo della propria vita. Bene. Siamo stati fortunati ad avere quella tavola che vi ho fatto vedere prima con il suo stemma. Quella è una tavola del 700 che riporta tutti gli stemmi delle badesse di Sonnenburg e
con una breve descrizione così biografica. Ecco, quella è l'unica traccia che abbiamo, perché era riportata insieme ad altre. Settecentesca, si trova in monastero, però effettivamente ce ne fossero anche state, probabilmente avrebbero fatto una brutta fine. Sì. E chi erano i due eretici di Melle? Allora, c'erano Jacopo Retzen, creatore di Personas, viene interrogato il curato di Malè, ma... e l'altro era Sebastiano Genetus. Genete di Castelfondo. Però lo ritrovano interrogato il curato di Malè. Però di loro si dice sempre ben poco, sono sempre persone che non frequentano la messa e quindi restano sospetto del curato o del parroco. Raramente arrivano ad approfondire ulteriormente. Spesso la loro avversione non è tanto verso la dottrina cattolica quanto verso la gerarchia cattolica, quindi c'è sempre anche questa critica verso l'istituzione, quindi la critica verso l'autorità del vescovo, i possedimenti, quindi c'è una critica, proprio come diceva Lutero, una critica verso questo potere temporale della Chiesa. Se non c'è altro, allora... Dunque, beh, insomma, intanto è stato veramente molto interessante, credo davvero, per quanto poco si possa sapere, in realtà il fatto di aver così percorso anche un periodo storico particolare, perché insomma questa terra è stata punto di incontro, per quanto sia andata lentamente, infiltrandosi la cosa dell'eresia, ci ha permesso di mettere in luce questa figura che però Alberto dice anche se mai sia esistita, quasi che fa un interrogativo sul fatto se ci sarà stato o meno questa parola. Devo dire che sono un po' che ringraziare per l'inquadramento davvero molto completo, esaustivo, di un capitolo appunto che forse è anche poco noto per noi, Renato Giacomelli, che peraltro abbiamo avuto nello scorso anno proprio a parlarci di Jacopo Aconcio nell'incontro tenutosi su a Rossana, e Alberto invece che un po' quasi ci travolge la sua descrizione, ci fa quasi vedere i personaggi, no? Quando ci dice che Barbara non era Barbara, ma chi è che passò di qua? Abbiamo quasi visto, no? Se volte di vederlo passare per un attimo, quindi si sente dal personaggio in maniera davvero. Tra l'altro da una descrizione entusiastica del castello, perché descrive parti che non esistono più, descrive le stalle principesche e definisce. Descrive il giardino che doveva essere qua nel cortile interno, cioè anche un'accoglienza e un'ospitalità davvero a corte di un 600 bello, ricco, bello, pomposo. Si è proprio divertito lui qua. Sì, sì. Dovrebbe essere stato qui tra il 1610 e il 1615. Non so se ci possiamo divertire, ma sicuramente possiamo ammirare poi questo bel intervento, no? Che magari se lo volete vederlo, dove hanno riportato la luce, comunque hanno messo in bella evidenza aspetti decorativi e quant'altro, insomma, in questo corridoio. Ecco, a me non resta che dirvi che la nostra rassegna poi prosegue, però la prossima volta, la settimana prossima, ci portiamo in alta mare, andiamo esattamente a Vermiglio, dove parleremo di uno scrittore, di un... poeta Bartolomeo Del Pero, e ce ne parleranno la sindaca di Vermiglio, Anna Panizza, e ce ne parlerà anche Oriana Paganini, che tra l'altro è qua, sarà anche, e appunto vedremo questo personaggio che è originario di Vermiglio però poi si trasferì a Innsbruck, e il fatto che scrisse gran parte delle sue opere in tedesco in qualche maniera subì quasi uno ostracismo, ma in realtà della Valle di Sole ne era sempre innamorato, tant'è che dedicò bellissime pagine. Quindi l'appuntamento per tutti quanti vorranno è per giovedì 28 giugno sempre alle 20:30, in questo caso a Vermiglio. Bene, io vi ringrazio, vi do la buona serata a tutti e
ci vediamo più avanti. Grazie.